Nostos, il ritorno è la mia personale rivisitazione del mito di Ulisse, che è ancora oggi validissimo, cioè perché rappresenta le duplici pulsioni che sono presenti nell'uomo, anche nell'uomo di oggi. Da un lato il desiderio di conoscere, di esplorare nuovi mondi, dall'altro però il bisogno di avere un punto di riferimento sicuro, un punto di ritorno. Ecco allora che io parto da questo itinerario di un Ulisse che sente fortissimo il bisogno di ritornare alla propria terra, alla propria Itaca, alla propria patria. Ed ecco allora che da un lato è il riferimento alla propria famiglia, alla propria moglie, al proprio figlio che lo guida, ma dall'altro anche i ricordi, i sogni. Infatti si vede ripetutamente sognare il bambino che corre, che insegue un cerchio. È un po' il ricordo della sua infanzia, dei suoi momenti più di stupore, di scoperta del mondo, dei giochi. E poi più oltre vediamo una scena in cui lui desidera invocare la madre proprio. Nel protagonista c'è il desiderio proprio di andare oltre, entrare proprio, andare alle sue radici. C'è il momento in cui si è sciolta la zattera e in cui è solo, sperduto in mezzo al mare. Si rivolge alla luna e chiede ad essa un'ancora di salvezza. Allora lo vediamo poi nuotare dall'alto come se fosse uno spermatozoo che vuole raggiungere l'ovulo, quasi volesse tornare allo stato embrionale. Ecco, questo è il percorso profondo che io ho cercato di esprimere con questo mio viaggio, con questo mio itinerario. Naturalmente questa è una linea di guida, è una linea di fondo, quella della nostalgia, del bisogno di avere un punto di riferimento preciso, un bisogno che hanno tutti, è inutile negarlo. Anche gli astronauti moderni non è che possono dimenticare completamente la propria terra, la propria patria. Un centro affettivo lo devono avere, altrimenti non sopravvivono. Un'altra linea guida però del film è invece in qualche modo ripensamento di un altro impulso fondamentale dell'uomo, che è l'istinto di aggressività. Infatti si apre con l'immagine, con il primo piano del protagonista, di Ulisse, che si risveglia e guarda la superficie del mare, ma vede affiorare dal fondo del mare dei cadaveri. Sono le sue vittime delle sue battaglie, delle sue guerre, delle sue conquiste. Ulisse, distruttore di città, che aveva questo epiteto come vanto, che però invece si rivolge contro di lui. C'è il momento in cui appunto c'è la ragazzina, la fanciulla che lo guarda negli occhi con un bambino appoggiato sul suo grembo, in cui lui si blocca, anzi si ritira, perché gli sorge il dubbio se erano necessarie davvero tutte questi genocidi, queste stragi per poter difendere i propri interessi, le proprie cause. Ecco, queste linee guida naturalmente non hanno impedito di cercare di esprimere anche l'aspetto più fantastico e più bello e più positivo anche della sua esperienza di navigatore. Poi il momento d'incontro con Calipso, in cui davvero Ulisse, come tutti, rivivere un momento edenico, un momento di paradiso terrestre, questo incontro d'amore che però riesce poi a superare sempre in virtù di questo richiamo profondo che ha verso Penelope, verso la terra d'origine. Nel momento finale del film, noi vediamo che lui finalmente riesce a intravedere la figura di Penelope. È stato proprio l'ultimo capitolo Odissea che mi ha entusiasmato, perché proprio durante la descrizione della notte in cui Ulisse e Penelope si raccontano reciprocamente le loro vicende, dopo 20 anni che erano stati separati, finalmente si confidano, tant'è che invocano Minerva perché non faccia sorgere l'aurora, per poter prolungare a lungo questa notte in cui si confidano tutto. Ecco, questo è un momento di estrema confidenzialità, di estrema familiarità, che è attualissimo, che è sempre vero.
tutti questi momenti essenziali della vita li ho fatti senza volerlo dire con parole esplicite. Ho seguito sempre questa mia linea in cui ho usato anche la lingua umana, anche il linguaggio umano, nel suo valore fonico, nel suo valore connotativo. Perciò ho usato una lingua che richiamasse appunto l'antica lingua greca. Otro cosolo. Iadrano voi cos nomos. Ninfa meliga per cene. La tonalità della voce, gli intervalli, le cromie del suono, anche della voce umana, perché sono quelle che trasmettono più intimamente la profondità dei sentimenti e anche dei concetti in alcuni casi. È il concetto di fondo, è la situazione, è l'emozione di fondo che viene trasmessa con questo uso quasi concertistico, sinfonico, polifonico della voce umana, concertato anzi con l'insieme delle voci degli altri animali, del vento, della terra, con le voci, con i suoni dell'ambiente, appunto. È stata un'esperienza anche molto bella che abbiamo fatto insieme agli amici, anzitutto con la partecipazione di Luigi Mezzanotte, il protagonista. Poi comunque anche l'apporto dei costumi di Ferruccio Bolognesi è stato fondamentale, così come la musica di Giuseppe Mazzucca, così come la partecipazione del Teatro Settimo di Torino con Mariella Fabris e le altre amiche. Tutto è stato tutto una bellissima esperienza, un bellissimo percorso.